Nuova edizione del nostro videogiornale. Bentornati, queste sono le principali notizie di oggi. Schio, collaboratrice scolastica, si sente male, si accascia in corridoio, inutili i soccorsi del SUEM. Raffaella Bolla, il nome della donna di 60 anni che stava come ogni giorno lavorando nell'istituto del centro di Schio, è morta sul colpo in seguito a un probabile infarto. Non erano ancora le 13 con l'ultima ora di lezione in corso nelle classi, l'arrivo di una squadra di emergenza del 118 non ha potuto scongiurare il dramma. Previsioni meteo 7-9 marzo, nuvole in cielo, lieve instabilità nel cuore della settimana, correnti umide occidentali portano nuvolosità sul Vicentino, instabilità associata a qualche locale ma debole piogge in pianura e fioccata in montagna. Questo in mancanza di precipitazioni abbondanti non servirà a risolvere il problema siccità non solo sulla nostra provincia ma in tutto il nord Italia. Pagina dell'Eco Nazionale, naufragio di Cutro, piante dosi alla Camera, falso che il governo impedisca i soccorsi. Informativa del ministro dell'Interno, piante dosi alla Camera sul naufragio del 26 febbraio, iniziato con il cordoglio espresso dal ministro per le vittime e per le famiglie e per i superstiti, ma anche con i ringraziamenti alla Calabria che da sempre accoglie con solidarietà e generosità in tanti migranti che sbarcano sulle sue coste e che affronta questa tragedia con compostezza e dignità non comuni. Lo sport, il calcio, il Toro vede l'Europa e Sassuolo. Lazio si ferma immobile. La 25esima giornata di Serie A è andata in archivio lunedì 6 marzo con gli ultimi due posticipi in programma. Reggio Emilia e il Sassuolo ha battuto la Cremonese per 3-2 grazie a un gol arrivato negli ultimi istanti di gara. Reddito di cittadinanza addio, adesso c'è Mia, cambia il sostegno contro la povertà, almeno per come lo abbiamo conosciuto finora. Addio al reddito di cittadinanza. Migranti, convocato il CDM per giovedì. Dopo il naufragio dei migranti, il Consiglio dei Ministri è stato convocato a Cutro per giovedì 9 marzo. La Procura di Roma ha aperto come atto dovuto un fascicolo di indagine sul naufragio. Dopo un esposto presentato dai parlamentari Cucchi, Bonelli e Fratoianni. Si conclude il nostro videogiornale, grazie, a domani.